Gerusalemme sarà colma di pellegrini per festeggiare la Pasqua. Credi che andremo subito al Tempio? Lui ha detto che lo ammazzeranno se va in città. E che poi risorgerà. Maestro, vengo da Betania. Marta e Maria, le sorelle del tuo amico, mi hanno mandato qui a chiamarti. Lazzaro sta morendo. È in agonia. Va. Di loro che verrò. Sì. Ecco Marta. Signore, signore, se tu fossi stato qui, mio fratello sarebbe ancora vivo. Ma io so che qualunque cosa tu chieda a Dio, Dio te la concederà. Perché io so che tu sei il Cristo, che tu sei il figlio di Dio, colui che è venuto sulla terra a portarci la vita. Dove l'avete sepolto? Vieni e vedrai. Signore, signore. Oh, signore, quanto ho pregato perché tu venissi. Solo tu potevi salvare Lazzaro dalla morte. Aprite il sepolcro. Ma è già da 3 giorni. Il suo corpo sarà in decomposizione. Aprite il sepolcro. Thank you.
Grazie per avermi ascoltato, padre. Ora chi è intorno a me potrà vedere che io sono la risurrezione e la vita. E chi avrà fede in me vivrà in eterno. I popoli del passato hanno ghermito la mia vita, ma tu mi hai strappato alle tenebre, Signore, mio Dio. Lazzaro! Vieni fuori! Che mi hai chiesto, maestro Zera? Sono estremamente lusingato di questa visita, ma posso sapere lo scopo, Giuda? Maestro Zera, con tutto il rispetto, siamo in molti in Israele a ritenere che la tua influenza nel Sinedrio offra grandi speranze per il futuro. Non potrei augurarmi una presentazione più autorevole per il sommo sacerdote Caifa. Beh, visto che sai tutto di me, non ti sorprenderà che anche noi sappiamo molto del tuo rabbi di Nazareth. Miracoli, grazie, resurrezioni, davvero straordinario.
Mi dispiace solo che le mie tante occupazioni mi abbiano finora impedito di conoscerlo un po' meglio. Se tu lo conoscessi, Zera, saresti già persuaso che Gesù è l'unico uomo al mondo che può portare pace in Israele. Eh? Gli zeloti lo sanno bene. Forse ti meraviglierà, ma ne sono al corrente anche le guardie del Tempio. I romani sono un popolo pratico. A loro va bene chiunque possa riportare la pace in questo paese. Se è una pace che non gli costa nulla, tanto di guadagnato. Il Sinedrio deve proclamare Gesù di Nazaret re di Giudea e dire ai romani... Cosa? Caro Cesare, abbiamo un nuovo sovrano, uno che viene dalla reale casa di Davide, di cui ci fidiamo ciecamente, che predica pace, tolleranza e amicizia anche verso i romani. Quindi ritirate le vostre legioni perché non servono più. È questo il tuo piano? Sì, proprio questo. Dovrò spiegarlo davvero molto bene ai romani perché richiamino le truppe e il procuratore, senza parlare degli esattori delle tasse. So che tu ami scherzare, ma questo non è il momento. Ah, d'accordo. Non mettiamoci a litigare. Cosa vuoi che faccia? Che Gesù di Nazaret possa essere presentato agli anziani del Sinedrio. Sono in grado di prometterti che avrà questa possibilità, Giuda. Anche se vai dagli altri lo stesso, cambia oggi. Due agnelli per 8 shekel. Gerusalemme, la più infame delle città, non puoi amare due padroni, il tuo Dio e il denaro. Non ve l'avevo detto, non lo sapevate. Questa è la casa della preghiera. E voi l'avete trasformata in un covo di ladri! Ma questo è un pazzo! Altro che profeta!
Rabbi, il mio nome è Zera. Sono uno scriba in questo santo luogo. E io, come i miei fratelli, ho seguito la tua missione con grande interesse. Abbiamo sentito tante cose su di te che ci rallegrano, ma quello che hai fatto qui oggi ci sorprende e ci turba. Forse hai intenzione di distruggere questo sacro tempio? Il tempio non è fatto di pietre. È la casa del Signore. E finché il Signore vi dimora, nessuno potrà distruggerlo. Distruggi questo tempio. E io in 3 giorni lo farò risorgere. Ci sono voluti decenni per costruire questo tempio. E tu credi di poterlo rifare in 3 giorni? L'hai detto. Ma la tua mente è chiusa. Rabbi, è aperta più di quanto tu non creda. Maestro, quello scriba aveva tutte le intenzioni di accoglierti amichevolmente. Voleva ascoltare la tua parola. Scoraggiarlo è stato conveniente. La sua mente è una delle più aperte del Sinedrio. Apri il tuo cuore, Giuda, non la mente. Apri i tuoi occhi e il tuo cuore. Zera! Maestro Zera! Ah, mio caro Giuda. Devo dirti la verità, il tuo maestro non mi sembra che abbia una prudenza esemplare, ma è uno straordinario personaggio. E noi continueremo a osservare il suo operato con grande interesse. Ascolta, o Israele, il Signore nostro. Benedetto sei tu, nostro Dio. Eccolo, è lì. Tu amerai il Signore tuo. Queste parole le mani del tuo. Ascolta, Israele, il Signore nostro Dio. Ascolta, Signore, amerai il Signore, tu amerai il Signore, il Signore, queste parole che mi sono queste parole che mi hanno detto, ascolta, Israele, il Signore, nostro Dio, il Signore, tu amerai. Maestro, io sono Barabba, uno zelota. Prima che lo ammazzassero, Amos ci ha fatto avvertire dicendo di accordarci con te. I miei fratelli sono pronti. Li abbiamo anche nel tempio, sai. L'ora della nostra vendetta contro i romani è vicina. Ogni giorno l'oppressione si fa più dura e il popolo sta perdendo la speranza. Ma se tu ci guidi e con le nostre armi a tuo sostegno, rialzerà la testa e saprà ribellarsi. I sacerdoti e i sadducei ci esortano a tollerare l'occupazione di Roma, ma non parlano a nome del popolo ebreo. Dacci tue istruzioni. Qualunque cosa dirai, ti seguiremo. Amate i vostri nemici e perdonate coloro che vi sfruttano e vi perseguitano. Il giorno del perdono è arrivato. Perdonare Erode. Perdonare i romani.
perdonate tutti. Ma i romani hanno massacrato centinaia di bambini, poveri innocenti, vecchi, vite stroncate senza pietà, senza ragione. Non credo che tu voglia veramente perdonare. Alla spada si risponde con la spada. Tutti coloro che impugneranno la spada, Barabba, sarà la spada a farli morire. Ma il Signore non vuole il dominio dei pagani in Israele. No, Barabba. L'odio impedisce ai tuoi occhi di vedere. La nuova Gerusalemme non sarà costruita sulla vendetta e sulla violenza. La saggezza di Dio riempirà la terra come l'acqua riempie il mare. Il lupo e l'agnello vivranno insieme in pace. Non vi saranno più delitti né ingiustizie. E la voce del pianto non sarà udita mai più. Mentre aspettiamo che quel giorno arrivi, al popolo non resta che morire e lamentarsi. Barabba, se tu vuoi seguirmi, devi credere in me. Sono venuto per prendere su di me le ingiustizie del mondo. Chi vuole seguirmi deve fare come me. No. Barabba, scuso se ti disturbo, signore, ma vorrei chiederti di farmi un grande piacere. Ho un servo in casa che è con me da molto tempo ed è leale, devoto, più un figlio che un servo. Ora è malato e credo stia morendo. Signore, in tutta umiltà vorrei domandarti... Tu vorresti che venissi a casa tua? Va bene. Verrò. Oh no, io non sono degno di accoglierti sotto il mio tetto. Io so che se tu dirai una parola, il mio servo guarirà. Io sono abituato a ricevere ordini, ma a mia volta ho autorità sopra 100 soldati e se dico a uno dei miei, fa questo, so che lui lo farà. E se dico a un altro, vai lì, so che lui ci andrà. È inutile che controlli, lo so. Così è sufficiente che tu dica una parola e sarai obbedito. Lo sentite, quest'uomo? È un pagano, eppure non ho mai trovato tanta fede nel popolo di Israele. Torna a casa. La tua fede ha guarito il tuo servo. Così è un amico dei romani. Sì, infatti. Decio! Decio! Decio, Marco sta bene, è guarito. Marco sta bene, vieni a vedere. Cosa? Sì, è guarito, no. Vieni. Avanti, andiamo. Vieni a vedere con i tuoi occhi. Su, che aspetti, è guarito, andiamo. Vieni. Sì, vieni. Andiamo.
figlio deve predicare nel tempio. Vuoi che ti conduca da lui? No. Aspetterò. Lo vedrò quando sarà tempo. Beati gli occhi che vedono quello che voi vedete. Poiché vi dico che molti profeti e re vollero vedere quello che voi vedete e non lo videro. Vollero udire ciò che voi udite e non l'udirono. Io ti ringrazio, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai voluto nascondere queste cose ai sapienti e agli scaltri e le hai rivelate invece ai semplici, agli umili. Chi vuole essere grande nel mio regno sia servo del suo prossimo. E chi mi vuole seguire sia pronto a rinnegare se stesso, come il figlio dell'uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come riscatto per i peccati del mondo. Venite a me, voi che siete oppressi e sofferenti, e vi darò il riposo. Venite, o benedetti dal Padre mio, ed ereditate il regno preparato per voi fino dalla fondazione del mondo. Allora il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e vi dirà: avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete accolto nella vostra casa, ero nudo e mi avete vestito, ero prigioniero e mi avete visitato e mi curaste quando mi vedeste infermo. Allora domanderete: quando abbiamo fatto tutto questo per te? E il Figlio dell'uomo vi risponderà: chiunque l'avrà fatto per il più piccolo dei miei fratelli, l'avrà fatto a me. Ci vedesse che gli darebbe più niente. Ma che sto volete? Fermo. Sto fermo! Non ci toccatemi! Poi ci ringrazierà. Non mi toccate, non vi ho detto. Che dobbiamo farti del bene. No! Maestro, quest'uomo non può vedere. Ha accettato la sua vita così, perché cambiargliela? Quest'uomo vive nelle tenebre. Calmatemi! Ma finché sarò sulla terra... No, no, non voglio. Sarò la luce del mondo. No, no! Ma non fare così! Non mi toccate gli occhi! Non voglio che me li abbiate! No, non toccatemi gli occhi, no! Io l'ho visto fare miracoli! Devi sorridere! Abbi fede! Mi fai male! Oh, che dolore mi mando! Bruciano!
Cosa mi avete fatto? Cosa mi avete messo sugli occhi? Lavate i suoi occhi. Ma cosa mi succede? Com'è possibile? Io ci vedo! Allora, ci vedi? Io? Ci vedi? Io non sono più cieco, ci vedo! Io vedo te! Sì. Ma io ci vedo! Fratelli, io ci vedo! Io vedo, fratelli! Ma allora è vero? Sì, ho finito di essere cieco! Ora vedo! Vedo tutto! Che cosa ora dici? So cosa significa! Elabori. Non è possibile guarire un cieco! Oh, fratelli! Posso vedere il mondo! Posso vedere tutti! I miei occhi sono aperti! Fratelli, vi vedo tutti quanti siete! Il cieco ora vede! È un miracolo! È un miracolo, è lui l'uomo mandato da Dio. Dov'è? Dov'è? Maestro, io ora ci vedo. Io non sono più cieco. Ci vedo. Credi al figlio di Dio? Chi è maestro? Perché io possa aver fede in lui. È colui che ti parla. E ora tu puoi vederlo. Io ti vedo, Signore. Fate passare gli schemi del tempio! Fate passare! È un bugiardo! Questo piccolo impostore non è mai stato cieco! Ma come se non è vero? Lo sappiamo tutti che fingeva di essere cieco per guadagnarsi da vivere! Non è vero! Com'è possibile? Io la conosco! Era cieco! Era cieco dalla nascita! È un miracolo! Che vuoi dimostrare? Che tu sai ridare la vista ai ciechi? Io sono venuto in questo mondo per rendere la vista a quelli che sono ciechi. E per toglierla a coloro che credono di averla. Che cosa vuoi dire con questo? Che noi che siamo giusti siamo ciechi? Se voi foste ciechi, sareste senza peccato. Ma poiché dite di vedere, la vostra colpa rimane. E vedi, il suo potere gli viene da Dio. Gli scribi non parlano per noi. Questo uomo è assistito dal diavolo. È un ciarlatano, un fanatico, un malfattore. Dobbiamo cacciarlo dal tempio. È un bestemmiatore, un bugiardo. Guai, guai a voi, scribi e farisei. Ipocriti, guai. Voi chiudete le porte del cielo davanti agli uomini. Invitati non entraste, né lasciaste entrare gli altri. Maestri del nulla! Che filtrate un'inezia e inghiottite un cammello! Guide cieche, vi prostrate davanti alle minuzie del diritto e calpestate il cuore della legge! Giustizia, misericordia, fedeltà! Voi siete ipocriti come sepolcri imbiancati che sembrano splendidi di fuori, ma dentro pieni di ossa di morti e di putrefazione. E a voi che ponete il vostro orgoglio in questo tempio perché lo avete ornato di belle pietre, io dico che Dio lo abbandonerà e che non ne resterà pietra su pietra. La vostra è divenuta la casa della desolazione.
non è più la casa di Dio, ma della lucertola e del ragno. Serpenti, razza di vipere, come potete sperare di sfuggire all'ira che vi sovrasta? A voi che allontanate da me i vostri figli, io dico che potrete rivedermi ancora solo il giorno in cui riuscirete a gridare: benedetto colui che viene nel nome del Signore, perché io e il Padre mio siamo una e una cosa sola. Guardi, non pensi a bestemmiarlo! È un uomo giusto! Voi gettate Israele nel peccato! Oh. Voi avete tradito il Signore e ora disprezzate l'uomo del Signore! Gesù parla per il popolo di Israele! Sono la verità del Signore! Ricordate, sono questo Isaia! Uccidiamolo! È un blasfemo! È un uomo giusto! Cosa sta succedendo? Io vado a dare un'occhiata. Stai di guardia all'insegna. Va bene. Ascolta, cioè. Pietro! Ascoltami, sono venuto a offrirvi il mio aiuto. Rabbi Nicodemo. Sì. Io devo avvertirti. Voi tutti siete in pericolo. Bisogna persuadere il tuo maestro a non farsi vedere troppo in pubblico. È Dio che ti ha mandato, Rabbi Nicodemo. Parlagli tu. Se gli parli tu ti starà a sentire. Vieni. Maestro. Sanno che tu sei un saggio mandato da Dio. Nessun uomo può fare quello che fai tu, né dire le parole che pronunci tu, se Dio non gli è vicino. Tuttavia, il mio cuore è turbato e la mia mente è confusa. Aiutami tu a vedere la verità. Se l'uomo non può rinascere una seconda volta, non entrerà nel regno di Dio. Possibile? Come si può tornare nel grembo materno una seconda volta? Tutto quello che viene dalla carne è carne, ma quello che viene dallo spirito è spirito. Tu che sei un maestro di Israele, Nicodemo, perché ti meravigli se ti ho detto che devi nascere una seconda volta? Il vento soffia dove vuole e tu senti la sua voce, ma non sai di dove venga né dove vada. Così è di ognuno che è nato dall'acqua e dallo spirito.
Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo figlio. Così che chiunque avrà fede in lui non perirà, ma vivrà in eterno. Dio ha inviato il suo unico figlio nel mondo, perché il mondo possa essere salvato da lui. Poi è venuto qui a Gerusalemme e al suo arrivo le folle hanno perso la testa e noi lì a guardare. È vero. Poi ha scacciato i mercanti e i venditori di bestie sacrificali dal cortile del Tempio e noi non abbiamo alzato un dito. Quante volte abbiamo protestato anche noi per lo scandalo dei cambiavaluta all'interno consacrato del Tempio. Infine lo abbiamo lasciato predicare addirittura nel Sacro Tempio senza che mai costui desse segno di riconoscere la tua autorità, Caifa, o di volersi sottomettere al Sinedrio. E ora noi lo denunciamo in nome del popolo di Israele. Dobbiamo farlo assolutamente, sì! Va denunciato! Non sono sicuro! Non sono sicuro che abbiamo questo diritto! Chi può onestamente dire che rappresentiamo le vere esigenze e aspirazioni del popolo di Israele? Ma che cosa... Mi chiedo spesso se noi, gli anziani, siamo sufficientemente consapevoli dei loro veri problemi. Come guidarli se ignoriamo che cosa hanno in testa? Ma senza la nostra guida andrebbero a fondo. Il popolo corre dietro alle novità. Si è fatto affascinare da Gesù, dai suoi trucchi e dalle sue parole. Io l'ho visto, l'ho sentito predicare. Le sue parole toccano il cuore della gente in modo tutto nuovo. Non sono contro le vecchie tradizioni, le antiche parole, ma infondono una visione che risponde a tutte le loro speranze. Un messaggio di conforto, di bontà, di purezza. Un messaggio di virtù ed umiltà. Cosa già dette prima? Da Giovanni Battista e da 100 altri. Consente a chi lo segue di acclamarlo come il Messia. Con tutto il rispetto per chi è più saggio di me, esiste una possibilità che... ma a quanto pare nessuno qui vuole prendere in considerazione. E quale? La possibilità... che Gesù di Nazareth possa essere davvero il Messia atteso dal nostro popolo. Un falegname della Galilea. Quell'uomo ha studiato le profezie e con cura e con grande astuzia non perde mai l'occasione per adeguare se stesso a quei modelli. Io so soltanto che come nostro fratello Giuseppe io l'ho sentito predicare. Mi ha commosso, come un senso di liberazione. Vedevo ogni cosa sotto una luce diversa, folgorante, e avvertivo da misteriosi segni che Dio potrebbe essere con lui e per suo merito con noi. Ma ti rendi conto di quello che stai dicendo, maestro Nicodemo? Lasciatelo parlare. Sì, lasciatelo parlare. Sentiamo che cosa ha da dire. L'avvento del Messia è il cuore della nostra fede. Cosa vieta che venga ora? Perché sogniamo che il nostro liberatore debba rivelarsi nella gloria, un nuovo Salomone, un nuovo Davide? E se il Signore avesse scelto diversamente? Magari il figlio di un povero falegname di Nazareth. In gioventù Davide, non dimentichiamolo, era un pastore. Chi siamo noi per decidere la via che il Signore sceglierà per aiutare il suo popolo? Noi siamo granelli di sabbia, crusca soffiata dal vento. Possa il Signore aprirci gli occhi alla sua sapienza. Maestro Nicodemo, io ti ho sempre rispettato. Ma come vuoi che condivida la difesa di un uomo la cui missione sembra quella di dividere il nostro popolo? Anche questa nobile assemblea ha subito una scissione grazie a lui. Questo Gesù di Nazareth è un uomo straordinario, senza dubbio. Ma a quanto pare nessuno di voi comprende il vero significato di questa vicenda. Non è quanto ha detto il Galileo che ci preoccupa, né i cosiddetti miracoli. E neanche il fatto che folle esaltate lo salutino come il Messia. Non ha importanza. Il vero problema che ci sovrasta è che costui osa proclamarsi
A stento posso pronunciare le parole. Quest'uomo osa proclamare se stesso il figlio di Dio. Quest'uomo che sostiene di difendere la legge perverte le nostre più fondamentali verità. La legge dice: il profeta che pretende di dire nel nome di Dio cose che Dio non ha comandato, quel profeta morirà. Fratelli, se questo Gesù è un falso profeta, è un bestemmiatore, non è meglio che muoia un uomo solo piuttosto che tutta una nazione perisca? C'è un fatto. Con i romani che ci occupano, Caifa, al popolo di Israele è concesso dalla morte a un agnello, ma non a un uomo. Ti ringrazio, Zera, che ci riporti alle nostre realtà. Quindi va fatto giudicare e condannare dai romani. Ma non lo abbiamo ancora giudicato nemmeno noi. E la nostra legge non condanna un uomo senza prima concedergli ascolto davanti agli anziani di Israele. Per quanto gravi possono essere le accuse, non è lecito prendere e consegnare ai romani un nostro fratello. Caifa, dopo la Pasqua, lasciami parlare con Gesù, che si confidi con noi e che ci spieghi cosa c'è nel suo cuore e nella sua mente quando dice di essere il figlio di Dio. No! Riflettiamo. Ritardare può essere un rischio. Vi rendete conto di ciò che farà Pilato contro il nostro popolo se i disordini continuano? Già, Zera, è troppo pericoloso. Bisogna arrestarlo questa notte stessa. Provocheremo disordini anche maggiori tra la folla se le guardie del Tempio cominceranno a dargli la caccia. Io credo di conoscere la via. Zera, non dimenticarlo. Gesù di Nazareth è un nostro fratello. Giuda, ti ho cercato senza trovarti. Sono un paio di giorni che non ti si vede col maestro. Dove sei stato? Avevo bisogno di riflettere. Per poter decidere cosa fare. Sembravi sicurissimo del fatto tuo. Una volta sì. Ma non più ora. Mi sento confuso. Sai, io pensavo che l'azione, in politica intendo, risolvesse ogni cosa. Pensavo che bastasse avere le idee chiare e agire con chiarezza. Beh, ho paura che il maestro non sia d'accordo con me. A lui non servono le mie idee. Lui dice che il cuore è più importante. E forse ha ragione. Si è inaridito il mio cuore. Sono ancora disposto ad essere suo discepolo. Farei meglio a tornarmene a casa. Giuda, non devi mentire a te stesso. La verità è che nel tuo cuore tu non credi più che questo Gesù di Nazareth sia il Messia. C'è solo un modo per conoscere la verità. Lo sapevi già la prima volta che sei venuto a cercarmi. Che Gesù di Nazareth provi chi è realmente, in presenza del Sinedrio. È troppo tardi. Non accetterebbe mai. Perché?
Ci sono molti autorevoli anziani del Sinedrio che ammirano Gesù. Verrà giudicato con equità. Se Gesù è il Messia, Dio non lo abbandonerà. Se invece non lo è, allora avrai aiutato a salvare Israele dall'ennesimo falso profeta. Felice di passare la Pasqua con te. E io ho desiderato con tutto il mio cuore di dividerla con voi. È per questa Pasqua che io sono venuto al mondo. Resterò ancora molto tempo con voi. Voi mi cercherete, ma dove andrò non potrete seguirmi. Maestro, dovunque tu vada, io ti seguirò. La mia vita è tua, appartiene a te. Pietro. Stanotte stessa, prima che il gallo canti due volte, tu avrai negato tre volte perfino di conoscermi. No, maestro, mai. Lo vedrai. Non potrò mai rinnegarti. Perderete tutti la fede. Il pastore sarà percosso e le pecore si disperderanno. Se perderanno fiducia agli altri, vedrai che io non... Pietro. Io ho pregato per te. E quando ti sarai riavuto, dovrai tu a tua volta ridare la forza ai tuoi fratelli. Ma... In verità vi dico che uno di voi sta per tradirmi. Maestro, il mio cuore è tanto triste. Chi di noi ti tradirà? Forse io. Quello che intingerà il pane nella scodella insieme con me, sarà lui a tradirmi.
devi fare, Giuda. Fallo presto. Benedetto tu sia, oh Signore nostro Iddio. Benedetto sia il suo nome. Che ci hai benedetti con le tue leggi e procurato il pane della terra. Per voi da ora questo non sarà più il pane del passaggio dei nostri padri dalla prigionia alla libertà. Questa Pasqua è per voi oggi il passaggio dalla prigionia della morte alla libertà della vita. Questo è il pane della vita. Chiunque mangia questo pane vivrà eternamente. Prendete e mangiate. Sacramento del patto che Dio suggellò con i nostri padri. Questo è il mio sangue, il sangue della nuova alleanza che sarà versato per tutti gli uomini. Io non tornerò a bere con voi il frutto della vite. Finché non sarò entrato nel regno di mio padre. E lo berremo insieme. Grande di questo. Dare la vita.
vita per la salvezza di un amico. E se vi amerete in questo modo, tutti vi riconosceranno come miei discepoli. La verità.